Se paghiamo le bollette non riusciremo a pagare gli stipendi ai dipendenti, una frase sempre più ricorrente fra gestori di negozi, bar e ristoranti a Trieste e in provincia. È come se Wärtsilä ci avesse bombardato casa, la voce dei lavoratori a ringhio, un fronte compatto più che mai nella lotta per scongiurare la chiusura della fabbrica. Boom di assunzioni nei primi sei mesi dell'anno in Friuli Venezia Giulia, l'IRES precisa, si tratta di un dato registrato però prima della crisi energetica attuale. Gli eroi del Carso, premiati dal comune di Monfalcone, i vigili del fuoco e i volontari che hanno domato gli incendi mettendo a rischio le loro vite per la comunità. Non paga il pedaggio autostradale per 65 volte in autostrada, scoperto e fermato il conducente di un furgone al valico di Fernetti. Domenica sportiva casalinga, pallacanestro Trieste all'esordio casalingo in campionato con Pesaro, Triestina a caccia della vittoria con la Virtus Verona a Rocco. Trieste si gode l'avvio della kermesse barcolana con un mare di racconti, Gorizia assapora piatti da ogni parte del mondo con gusti di frontiera. Buonasera telespettatori e ben trovati in una nuova edizione del telegiornale di Tele 4. Se paghiamo le bollette non riusciremo più a pagare gli stipendi ai dipendenti. Tutta l'angoscia di commercianti e gestori per il caro energia che sta affossando sempre più famiglie e imprese. Siamo andati in Viale 20 Settembre a Trieste a sentire gli esercenti. Sentiamo le loro voci. Non riusciamo ad andare avanti, siamo veramente, veramente disastrati, disastrati. Economicamente non riusciamo ad affrontare neanche le spese, è impossibile. Per cortesia aiutateci, dateci una mano, non vi scongiuro, se no siamo costretti a chiudere. L'unica soluzione è chiudere, non c'è altro. È l'appello accorato del titolare della catena di gelaterie Gangemi, pagare di meno il costo dell'energia, riuscire a mantenere i dipendenti oppure chiudere definitivamente. Il caro bollette sta affossando sempre più imprese, privati cittadini ed esercizi commerciali, dal gelataio al barista, per non parlare del ristoratore, sono tante le categorie di lavoratori che non ce la fanno più. In tutti i settori pesa moltissimo il costo del gas e dell'energia elettrica, costa tanto sia per il piccolo imprenditore che per le grandi imprese. A noi nel giro di tre mesi c'è aumentato del 300%, sì, infatti abbiamo diminuito l'illuminazione nelle fasce orarie perché per la paura che non aumenti di più nei prossimi mesi. Ma noi dobbiamo scegliere adesso sinceramente se pagare i stipendi o pagare le bollette. Noi siamo un gruppo, praticamente abbiamo 4 punti vendita più una produzione in zona industriale e totale da 10-12 mila che pagavamo al mese, siamo arrivati a 50. Ogni mese è un 100%, io ho visto in bolletta dai 130-150, ai 250 e l'ultima 380 nel giro di tre mesi. Sì, infatti siamo molto preoccupate e speriamo che questi aumenti cessino, altrimenti è un disastro per tutti. In questo periodo sto mettendo da parte ogni giorno i soldini per pagare le bollette, però chiaramente restano indietro altri pagamenti e questo non è giusto. Allora, adesso si spende più del doppio rispetto a un anno fa e qui si parla di triplicare, se non ancora di più, il costo delle bollette, che quindi va a incidere sul bilancio di tutta l'azienda. Paura degli aumenti per l'inverno? Decisamente, anche perché non si sa il lavoro come sarà. E adesso paghiamo un po' più di 1000 euro, l'anno scorso eravamo sui 400-500. Praticamente raddoppiata? Raddoppiata, sì. Le voci dei lavoratori di Wärtsilä ieri sera nel salotto di Ring, un confronto in diretta su chi sta vivendo sulla propria pelle il rischio di perdere il posto di lavoro con la chiusura di una fabbrica storica per il capoluogo giuliano. Sentiamo. Quanti anni sono che lavora lì? 44 anni. 44 anni, è iniziato giovanissimo tra l'altro. 16 anni. La sua sensazione dopo tutti questi anni? È come se mi avessero bombardato la casa, con tutto rispetto. Dopo 44 anni che sono là, questa è la mia casa, i miei colleghi sono comunque una parte della mia famiglia, vivo in azienda, o comunque ho vissuto in azienda per più di 10-12 ore al giorno, per cui oggettivamente è come se avessero, come dire, parte di me, cioè portato via una parte della mia vita, insomma.
La vera anima di Wärtsilä Italia sono loro, i lavoratori che da decenni prestano la loro opera fondamentale nello stabilimento di San Dorligo della Valle, sin dai tempi gloriosi in cui l'azienda si chiamava Grandi Motori e non doveva certo ricorrere al finlandese per declinare la propria arte nel mondo della motoristica. Alcuni da oltre 40 anni in azienda, dal capo dipartimento motori Omar, che abbiamo sentito a cuore aperto in apertura di servizio, al responsabile del service Fulvio, che pur non è essendo coinvolto nei licenziamenti del suo comparto e in prima linea a lottare assieme ai colleghi, dal responsabile del controllo qualità Dennis, 20 anni di servizio, agli operai Roberto e Mattias, rispettivamente da 17 e 15 anni in fabbrica. Le loro voci, i loro volti, il loro lucido impegno a resistere hanno risuonato come la parte migliore della triestinità industriale nel salotto di Ring. Sì, sembra ingenua la cosa, però dopo tanto tempo che vedevo in televisione casi simili, ho stentato un po' a capire, tra l'altro l'ho saputo mentre ero in ferie con la famiglia. Quindi. L'assurdo è stato che due settimane prima di questa bomba qua avevano fatto una riunione collettiva di tutto lo stabilimento dove ci avevano proposto e mostrato dei dati in merito anche degli investimenti a lungo termine, dove era tutto rose e fiori, dove ci sarebbero stati su Trieste sono stabilimenti, appunto. La cosa che a noi dà fastidio come operai fondamentalmente è il metodo, il modo, la non trasparenza. 451 previsti licenziamenti, sì, quindi tutti gli operai più anche una parte di impiegati che non si sa chi siano perché non sono stati specificati. I lavoratori e le lavoratrici sono comunque allerta in qualunque momento per continuare a lottare e vogliamo anche l'affetto che è stato riposto, è stato espresso con quella grande manifestazione di piazza. A noi è servita soprattutto per sentire l'attaccamento di tutte le persone. Boom di assunzioni nel settore privato in Friuli Venezia Giulia. Nel primo semestre del 2022 si registrano dati incoraggianti per quanto concerne l'occupazione, lo rende noto lo studio di IRES Friuli Venezia Giulia che ha elaborato i dati dell'INPS, ma specifica questo dato è stato registrato prima della crisi energetica. Vediamo nel dettaglio. Nel primo semestre del 2022 il numero di assunzioni in Friuli Venezia Giulia nel settore privato è aumentato del 27,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, da 67.500 a 86.000, circa 18.500 contratti in più. Lo rende noto il ricercatore dell'IRES Friuli Venezia Giulia, Alessandro Russo, che ha rielaborato i dati dell'INPS. La crescita ha riguardato tutte le principali tipologie contrattuali. In termini percentuali è stata particolarmente accentuata per i rapporti a tempo indeterminato, cresciuti di quasi il 50% rispetto al primo semestre 2021, da 8.600 a 12.700. La prima parte dello scorso anno era ancora caratterizzata dalle restrizioni introdotte per fronteggiare l'emergenza sanitaria, che hanno paralizzato diversi settori, in particolare quello turistico e della ristorazione. Inoltre i dati illustrati non fotografano ancora l'attuale clima di incertezza e le criticità che già si preannunciano per quanto concerne l'inflazione, la perdita di potere d'acquisto delle famiglie e la crisi energetica. Il numero complessivo di assunzioni registrato nei primi sei mesi dell'anno in regione è risultato comunque superiore di oltre 7.000 anche a quello del primo semestre 2019, l'anno precedente alla pandemia. Allora, vediamo le prossime immagini che si riferiscono alla manifestazione ancora in corso. Si chiama Pandemonio Street Parade, come vedete dalle immagini girate davvero poco fa dal nostro Franco Torricella, una manifestazione che ha raccolto circa 200 partecipanti che si sono ritrovati in Piazza Goldoni e che marciano in giro per le vie cittadine del centro città, una manifestazione che dovrebbe andare avanti gran parte per la sera, addirittura si dice che i manifestanti vogliono continuare a girare per le strade fino alle prime ore del mattino, una manifestazione che punta il dito contro le navi da crociera, la presenza delle grandi navi bianche a Trieste, sulla questione dell'immigrazione, sulla questione rotta balcanica, ma anche tanto altro come la mobilità
sostenibile e quindi una manifestazione a favore di quella di quel turismo lento, di quella mobilità sostenibile, l'utilizzo di auto elettriche e biciclette per il nostro territorio. Circa prima 100, poi 200 persone in tutto si sono aggregate in Piazza Goldoni intorno alle 18 di questo pomeriggio della serata. Continueranno con la loro manifestazione sul posto, ovviamente i carabinieri, la Polizia di Stato a garanzia che tutto proceda secondo le norme, e poi la polizia locale che si premura di garantire la viabilità e la gestione quindi del traffico cittadino. Questa è una manifestazione organizzata dal gruppo Buriana. Andiamo avanti con i nostri servizi. Sono stati premiati dal comune di Monfalcone quei vigili del fuoco e tutti i volontari che tra luglio e agosto si sono impegnati, rischiando anche la propria vita sul fronte degli incendi che hanno colpito il Carso Triestino, il Carso Isontino. Poi i vigili del fuoco italiani sono anche sconfinati in Slovenia per dare una mano ai colleghi, così come è avvenuto il contrario. Bene, i volontari e i pompieri sono stati premiati oggi nel comune di Monfalcone. Vediamo. Sono stati dei giorni terribili, l'unico aspetto positivo direi che è stata fatta una grande squadra tra gli enti, tra le persone. Oggi è la dimostrazione di questo, un gruppo di persone che indossano una divisa ma che tutti quanti hanno lavorato notte e giorno di fila sempre per riuscire a portare un grande risultato, o meglio per riuscire a contenere il più possibile quello che è stato veramente un'emergenza, una tragedia per il nostro Carso. Sono loro gli eroi del Carso, vigili del fuoco, pompieri volontari, protezione civile, ma anche polizia, carabinieri, guardia costiera, polizia locale, guardia di finanza, i piloti degli elicotteri e dei Canadair e ancora tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati con dedizione e fatica a contrastare gli incendi che hanno devastato il Carso tra luglio e agosto, ad andare in fumo il corrispettivo di 1000 campi da calcio di vegetazione. L'iniziativa è del comune di Monfalcone, che ha organizzato una cerimonia nel teatro comunale per conferire riconoscimenti, ma che rientra in un più ampio progetto che mira nel lungo periodo a salvaguardare il territorio. Oggi è la giornata certamente del ringraziamento. Noi abbiamo avviato anche un tempo fa un'azione complessiva, individuando anche l'acronimo Carso come un'opportunità complessiva di cultura, di ringraziamento, ma anche di accessibilità che stiamo perseguendo. Questa giornata rientra in quel progetto. Abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni di questi eroi, dai più giovani a quelli con maggiore esperienza. E devo dire che è stata un'esperienza che mi ha formato molto. Sia da un lato per quanto riguarda appunto l'incendio, ma anche proprio alla persona. Mi era già successo anche in passato, però insomma questa volta, come dire, l'estensione degli incendi e le implicazioni anche a livello di evacuazione dei paesi, la durata, il fumo che aveva, come dire, congestionato zone molto ampie della regione, insomma è stato un qualcosa in parte nuovo anche per noi, se vogliamo, in qualche misura. Il momento più difficile era riuscire a coordinare soprattutto la turnazione, in quanto più o meno si lavorava 24 su 24, per cui questo riuscire a reperire la gente e portarla sul campo risultava molto difficile. Negli ultimi due mesi del 2021 con il suo furgone non aveva pagato 65 volte il pedaggio ai caselli autostradali di tutta Italia, maturando quindi un debito di 5.200 euro. L'uomo, cittadino straniero, è stato individuato da una pattuglia in borghese della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polstrada di Trieste durante un posto di controllo al confine italo-sloveno di Fernetti in entrata stato. Gli agenti hanno fermato l'autofurgone scoprendo nel corso degli accertamenti i tanti omessi pagamenti con lo stesso automezzo di cui era proprietario. Per questa ragione l'uomo è stato segnalato per il reato di insolvenza fraudolenta nei riguardi della società Autostrade per l'Italia. Il conducente, informato delle conseguenze penali della sua condotta, ha chiesto di poter estinguere il debito accumulato, avviando così la relativa pratica con gli addetti al servizio di esazione della società Autostrade per l'Italia, che hanno quindi incassato la somma dovuta di 5.200 euro. La questura di Trieste ha sottolineato che è frequente la presentazione di denunce
all'autorità giudiziaria da parte delle società concessionarie autostradali relative proprio ai casi di fraudolenti mancati pagamenti dei pedaggi, in special modo nei casi di insolvenze seriali e reiterate. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pausa pubblicitaria, ma torniamo fra poco con altri servizi e altre notizie. State con noi. Ancora una notizia di cronaca prima del prossimo servizio. Hanno negato a un ragazzo l'accesso al locale dove si gioca a bingo in Piazza Goldoni, probabilmente perché visibilmente ubriaco e molesto. Allora lui, forte e corpulento, è riuscito però a entrare e furiosamente ha cominciato a spaccare tutto quello che capitava a tiro. Protagonista della vicenda, uno straniero di 25 anni con precedenti penali, bloccato dagli agenti delle volanti intervenute sul posto e quindi arrestato. È accaduto nel primo pomeriggio al bingo di Piazza Goldoni, dove il giovane ha causato quindi notevoli danni prima di essere fermato, però l'uomo ha ferito leggermente un operatore della sicurezza del locale che è stato soccorso e portato all'ospedale di Cattinara per gli accertamenti. Poi, una volta sopraggiunti, i poliziotti hanno dovuto faticare non poco per immobilizzarlo. Domenica di sport, tutta Triestina, l'Unione impegnata a Rocco alle 14.30 con la Virtus Verona, la Pallacanestro Trieste all'esordio in campionato con Pesaro all'Allianz Dome alle 19. Questo è il programma sportivo di domani e vediamo il servizio. Finalmente si parte in casa Pallacanestro Trieste, è già tempo di svoltare invece in quella della Triestina. Domenica l'insegna dello sport casalingo tra Pala Trieste e Stadio Rocco. Per i ragazzi di Legovic la prima partita della stagione, ma in realtà già un banco di prova e due punti in palio pesantissimi con Pesaro, visto il calendario da incubo che i biancorossi dovranno affrontare in questa prima parte di stagione. Per il pubblico la grande voglia di vedere i nuovi acquisti all'opera in una gara ufficiale, tra cui l'ultimo arrivato, il centro Skyler Spencer. I can't wait to come out and to play in front of the fans and to have a really good year, so yes to a good season. Sarà anche la prima volta da capo allenatore di Marco Legovic, che in A1 aveva già vissuto questa esperienza da sostituto d'emergenza. Questa volta invece oneri e onori stagionali spettano a lui. Domenica alle 19 ci sarà pure da salutare un nuovo capitano, Lodovico De Angeli, che ha celebrato questa responsabilità in un post da cuore biancorosso. Parlando con coach Legovic e il suo staff, ho voluto sapere che sarò il nuovo capitano della Pallacanestro Trieste e sono un uomo felice. Già nel vivo la stagione della Triestina, che invece nel match di domenica alle 14.30 con la Virtus Verona sull'erbetta di casa ha la responsabilità di cancellare lo zero nella casella delle vittorie, in un match in cui il pubblico si aspetta finalmente di poter gioire a pieno dopo le prime 5 giornate in cui la squadra ha raccolto 4 pareggi e una sconfitta. A parlarne in sala stampa il numero 7 dell'Unione, Federico Furlan. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e cercare di creare di più in fase offensiva, che adesso è la prima cosa che ci manca. E dobbiamo prendere ritmo, costruire meglio. Sarebbe falso dire che le cose vanno bene, quindi nel senso c'è una grande disposizione da parte del gruppo e stiamo cercando di lavorare ogni giorno per migliorarci. Alla Barcolana 54 torna la rassegna di storie dedicate al mare intitolata Un mare di racconti, appuntamento dal 6 all'8 ottobre al Salone degli Incanti. Non solo una regata, Barcolana è un incrocio di storie, sul mare è un rito collettivo che permette di capire a fondo le diverse anime di Trieste. Torna anche quest'anno Un mare di racconti, la rassegna curata da Alessandro Mezzenalona, di scena al Salone degli Incanti nelle giornate del 6, 7 e 8 ottobre. Questa è la quarta edizione, si svolgerà da giovedì 6 a sabato 8 ottobre ovviamente al Salone degli Incanti, ovviamente grazie all'organizzazione magnifica di Barcolana che per il quarto anno porta avanti questo sogno, ma anche della Fondazione CRT, di Promo FVG, del Comune di Trieste ovviamente, che ci supportano sempre. Quest'anno sarà un'edizione un po' più piccola, di 3 giornate invece che 5, però abbiamo tentato di concentrare gli ospiti, appunto gli appuntamenti, sono 3 appuntamenti al giorno, iniziamo alle 16.30, poi 17.30 al secondo e 18.30 all'ultimo. Sarà
saranno 10 gli scrittori ospiti di questa quarta edizione, tra i quali una vera e propria star della musica italiana. Dico subito che per il grande pubblico la star sicuramente di questo festival sarà Mauro Pagani, fondatore della PFM, che ha collaborato con Fabrizio De André, con Vasco, con Gianna Nannini, con Zucchero, insomma un mito della musica italiana. Lui sarà venerdì 7 ottobre alle 18.30 appunto al Salone degli Incanti e parlerà a partire da questo suo libro che si intitola 9 vite 10 blues, pubblicato a Bompiani. Insieme a me ci sarà Carlo Muscatello a intervistarlo, che è stato il critico musicale del Piccolo. E poi ci saranno tantissimi altri scrittori. Iniziamo giovedì con un doppio appuntamento alle 16.30 con Francesco Musolino e Lorenzo Astroppa, che hanno scritto due magnifici romanzi di mare, e concludiamo invece sabato alle 18.30 con il più famoso scrittore di lingua slovena, che è Drago Jančar, che porta il suo romanzo più recente che si intitola E l'amore anche ha bisogno di riposo, pubblicato dalla Nave di Teseo. A Gorizia questo weekend corrisponde con l'ormai celebre manifestazione enogastronomica Gusti di Frontiera. Il maltempo non ferma Gusti di Frontiera. Gli scrosci di pioggia che sono caduti ripetutamente su Gorizia non hanno fatto desistere i visitatori, che hanno affollato il centro cittadino desiderosi di rivivere lo spirito della kermesse enogastronomica più grande del Triveneto. Del resto è impossibile resistere alle leccornie dei 5 continenti proposti dagli oltre 320 stand disposti nei borghi geografici in cui è stato suddiviso il cuore goriziano, dalle carni alla griglia americane alle speziate pietanze orientali, dai sapori particolari della cucina africana tra bambù e cocco alle curiosità di quella australiana, passando per le colonne portanti della manifestazione, i Balcani con la Pleskavica, la Francia con i suoi formaggi o l'Austria con la Vienna Schnitzel. Per non parlare dei dolci, quelli ungheresi da sempre circondati da avventori in paziente attesa, i cocoretti belgi, le mini crepe olandesi o i waffle. In piazza Sant'Antonio, la piazza del gusto, si è parlato dei presidi regionali slow food e le altre eccellenze del territorio come ribolla gialla, rosa di Gorizia e lavanda. Domani, domenica, è il momento clou della manifestazione. I bus navetta gratuiti di APT faranno la spola verso l'area della kermesse dai parcheggi della SDAG e del Palabigotto dalle 11 mattina a mezzanotte, così come dalla stazione ferroviaria. Tra l'altro è operativo anche il trenino transfrontaliero con Nova Gorizia in partenza da via Mameli. E sono giorni di festa anche per il Circolo della Vela a Muggia, con l'inaugurazione della nuova sede, nuovi servizi, nuovi spogliatoi. Eravamo lì, vediamo. Inaugurata la nuova sede del Circolo della Vela a Muggia, un'aula didattica per gli atleti e gli atleti iscritti, spogliatoi rinnovati e un nuovo magazzino per conservare l'attrezzatura sportiva. Non solo lo storico circolo si rifà il look, per così dire, ma amplia gli spazi e fornisce ulteriori servizi per gli sportivi e i soci del mondo della vela. È un progetto che è frutto del lavoro e dell'investimento di anni da parte dei soci del Circolo della Vela a Muggia, grazie anche al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, l'assistenza tecnica del comune di Muggia. Il progetto nasce in tempi non sospetti, quando io insomma ero una semplice socia del circolo e con il mio consiglio direttivo abbiamo curato la parte esecutiva e quindi abbiamo visto sorgere una sala didattica per gli atleti, gli spogliatoi maschi e femmine, un'ampissima e alle mie spalle calavele, quindi un magazzino che ospiterà tutta l'attrezzatura degli atleti e tre piccole pertinenze per i soci che frequentano le nostre sedi. Correva l'anno 1945 quando un gruppo di promotori appassionati della vela ha sottoscritto l'atto costitutivo del circolo, che nella sua lunga storia è stato fucina di campioni che hanno riempito d'orgoglio la città di Muggia, Trieste e l'Italia sportiva, distinguendosi su tutti i campi di regata. Quello presentato è un progetto di rinascita e rinnovamento che parte da lontano, fortemente voluto dalla presidente del circolo e dei soci per diventare ancora più grandi e competitivi. 33 anni fa, era il 1989, il Circolo della Vela Muggia ottiene la concessione demaniale in quest'area e siamo andati avanti insomma negli anni con le disponibilità che avevamo, ma insomma è da quando ero piccina che sento parlare della prospettiva futura di dare a questa sede un nuovo volto e nuove possibilità soprattutto per i nostri giovani.
Ed è tutto dal telegiornale di Tele4, vi ricordo l'appuntamento sulla nostra emittente domani per una domenica di informazione, sia a pranzo che a cena, telegiornale alle 13.20 e poi il telegiornale serale con le notizie complete di tutta la giornata alle 19.30. Buon sabato sera, grazie per averci seguito.